E tutto ovviamente è fatto per difendere l'ambiente. Qualunque cosa ormai uno faccia nella giornata si deve domandare: ma Greta sarebbe d'accordo? Cioè, questo mio gesto ha l'approvazione, fa parte dell'economia circolare, starò salvando una tartaruga, avrò contribuito a ripulire. Perché questo? Fattore educativo, come sentivo prima. Dal Nutri-Score passi ad esempio all'auto elettrica. Quando, facendoci del male noi da soli, diciamo che entro il 2035 non possono più circolare auto a combustione interna, quindi fuori legge, benzina e diesel, per tutelare l'ambiente, facciamo qualcosa di sbagliato, controproducente e suicida. Suicida dal punto di vista occupazionale, perché mettiamo a rischio non solo 100.000 posti di lavoro diretti, ma 1 milione del comparto. Ma poi vai a guardare i numeri. Perché quando uno si informa si accorge che ti stanno raccontando male delle bugie poco confezionate. Qual è la percentuale di CO2 mondiale prodotta dalle auto private italiane? Lo 0,19%. Cioè, noi vogliamo togliere dalle strade italiane decine di milioni di autoveicoli per ridurre questo 0,19% di produzione globale di CO2, sostituendolo con qualcosa, con le auto elettriche, le cui batterie vengono dalla Cina, che per produrre le auto elettriche per pulire l'aria a Palermo mette in lavorazione 18 megacentrali a carbone. Cioè, voi vi rendete conto della follia che per ridurre infinitesimamente un'improbabile produzione qua andiamo, il 30% delle emissioni globali inquinanti arriva dalla Cina.